Ciao Andrea, buongiorno. Buongiorno, ciao. Allora, Andrea Moretti, detto Moro per gli amici. Esattamente. Mantova, 13 novembre 1972. Senti, volevo farti gli auguri anche se in ritardo per il compleanno e credo che sia stato un compleanno abbastanza speciale quest'anno, visto che il giorno prima c'è stata la vittoria storica. Esattamente, sono stati 50, è il 50esimo forse più bello della mia vita, no? Visto che vieni una volta sola, mi hanno Esatto. voluto. L'hanno voluto proprio fare col massimo della gioia, per cui sì, è stato un bel weekend. Un bel regalo. Il 13 novembre, esattamente. Senti, tu come giocatore sei stato tallonatore. Tra parentesi, sei stato, vabbè, campione d'Italia 2004-2005 con Calvisano. Hai giocato in un botto di posti: Viadana, Petrarca, Oster, 13 caps in azzurro. Allenatore del Viadana, Aironi, Petrarca, Accademia Fiorentina, Zebre. Cioè, chi ne ha più ne metta, veramente ha avuto una carriera molto interessante, piena di soddisfazioni. Devo dire la verità, sì, insomma, sono stato e sono tuttora fortunato perché faccio della mia passione comunque un lavoro che mi ha permesso di girare il mondo, di conoscere un sacco di persone, di continuare a poter appunto trasmettere ora quello che magari ho imparato all'epoca da giocatore e giorno dopo giorno imparo da allenatore, poter continuare appunto a farlo. E sì, sono arrivato, insomma, ho fatto il mio percorso sicuramente pieno di tappe importanti. Tra parentesi, tu oggi sei il primo che mi auguro di una serie di incontri con la nazionale che è ancora deve, tanti devono ancora tornare nei propri club, quindi se inauguri questa striscia, mi auguro lunga e positiva. Speriamo che sia anche interessante per chi ci ascolta. Come no, assolutamente sì. Senti, oh, vabbè, a parte che ho un sacco di cose da chiederti, non so bene da dove cominciare, però iniziamo con l'iter dei test match, no? L'approccio con Samoa, pensavate di batterli? Beh, quello assolutamente sì, cioè noi tutte le partite che prepariamo le prepariamo per conseguire il risultato positivo, questo senza ombra di dubbio. Però eravamo e siamo anche consapevoli che siamo una nazionale che per ottenere comunque certi risultati deve avere un approccio sia alla preparazione della partita sia durante la partita che deve essere il più alto possibile, il più efficace possibile, perché non abbiamo grandi margini di errore. Quando ci sono opportunità dobbiamo essere bravi a coglierle e evitare che gli altri in realtà se ne possano approfittare. Per cui sì, sicuramente all'inizio dei 3 tesi novembre, insomma, c'era questa volontà. Senti, tra parentesi, giocate a plebiscito, un plebiscito zeppo, perché non c'erano più posti, di conseguenza una cornice direi molto interessante per giocare anche come tifo. Sì, insomma, il plebiscito è stato anche un mio stadio quando giocavo all'epoca al Petrarca. Ci ho fatto anche un paio di finali, una l'ho vinta tra l'altro, con Calvisano contro Treviso. Abbiamo fatto la finale del plebiscito che era altrettanto pieno. Per cui è sempre stato uno stadio costruito per il rugby, costruito per creare delle atmosfere importanti, e devo dire la verità, insomma, che l'entusiasmo che poi dopo dall'inizio della partita e poi piano piano è sempre più aumentato con il proseguo appunto della partita è stato un qualcosa che mi ha fatto piacere perché ci ho giocato, ma ha fatto piacere a tutti perché insomma vuol dire che la gente si è divertita ed è stata bene, che quello era importante. E beh, sai, anche perché comunque 49-17 è tanta roba, eh? Che poi Sì, secondo me poteva essere il 17, gli ultimi punti che loro hanno fatto potevamo anche risparmiarli, però voglio dire, risultato molto rotondo. è sicuro. Insomma, diciamo che per quella partita è stato il risultato che ha rispecchiato la qualità del lavoro che abbiamo messo in campo e il fatto che comunque abbiamo messo alle corde, abbiamo messo in difficoltà Samoa, non gli ha dato l'opportunità, se non nei minuti finali, di poter segnare qualche punto. Però, insomma, è stata una conseguenza di come i ragazzi hanno poi abbracciato e hanno portato avanti la partita per tutti gli 80 minuti. Quello sì, è stata una bella cosa. Senti, noi siamo, parlo da tifoso ovviamente, Certo. no? Abbiamo visto la partita con la Romania, dove non è andata proprio come pensavamo e come speravamo. Beh, Dopodiché, con sì, scusami, Giorgia. sì, con la Georgia, con la Georgia.
che non pensavamo che andasse così. Dopodiché abbiamo visto una squadra completamente trasformata. Che cosa è successo in questo breve lasso di tempo? Poi sai, è stata una situazione quest'estate nuova per tanti di noi, perché penso che l'80% dei ragazzi non avesse mai fatto prima di quest'estate una tournée. Io, uguale, non avevo mai fatto una tournée. E una tournée estiva, ovviamente, ha tutta una serie di annessi e connessi che magari dal di fuori uno non è mai preparato, no? Per cui quelli che possono essere trasferimenti, la logistica, insomma, ci sono Certo. tante cose dietro. E allo stesso tempo è stata una tournée, come è normale che sia, come lo fanno tutte le squadre dell'emisfero nord, alla fine di una stagione. E diciamo che nell'ultima partita abbiamo pagato un caro prezzo, sicuramente, prima di tutto, la non capacità di essere efficace nelle cose che avevamo lavorato in settimana, ma allo stesso tempo è stato anche un momento del post partita e nei mesi successivi di riflessione, che ha portato sia noi dello staff sia i giocatori, ha dato il tempo necessario per capire che alcune cose dovevano essere comunque modificate. Insomma, le esperienze nascono per questo, no? Uno dice: hai fatto delle ottime scelte, o sei stato bravo? E il fatto che uno è bravo a fare delle ottime scelte gli deriva dall'esperienza, e l'esperienza viene dagli errori, Sì. dalle situazioni che impara poi dopo a gestire e a conoscere per non commettere gli stessi errori in futuro. Per cui, insomma, questo è stato, diciamo, il percorso che ci ha portato ad arrivare a novembre, rivisitando, ripeto, noi allenatori, noi staff e i giocatori, le cose che appunto dovevano essere rivisitate, e approcciare appunto dal primo giorno allenamento, il 3 novembre, con qualcosa di diverso. E la partita, appunto, la prima partita ha dato il giusto tono a quello che era, la volontà dei ragazzi e di tutti noi di riscattarci dalla brutta figura che abbiamo fatto quest'estate. Brutta figura, insomma, sai, in campo, come dico sempre, non è che scendi da solo, ti trovi No, però, davanti un insomma, avversario importante. era una partita che comunque era nelle nostre possibilità di poter vincere. Non l'abbiamo fatto, non abbiamo comunque, perché me, non abbiamo comunque, insomma, trasmesso un'emozione sicuramente positiva ai nostri tifosi, che hanno guardato anche la partita, penso anche in maniera abbastanza, così, no? Beh, l'aspettativa Sì, era forte. esattamente. Per cui, però fa parte purtroppo del percorso. Ognuno di noi non nasce imparato, ci sono delle momenti in cui magari pensi di essere pronto, no, invece non lo sei. Ma la cosa importante è, appunto, poi dopo, quando fai un piccolo riassunto, capire il perché non lo sei stato e poi trovare, le soluzioni, perché questo poi è la cosa più importante. Comunque abbiamo visto già da Samoa un gioco molto, un rugby champagne, nel senso che comunque una grande trasmissione di palla molto veloce, con passaggi molto sicuri, velocissimi, nonostante la pressione degli avversari, senza mai aver perso una palla, senza mai aver fatto un avanti, cosa che invece prima erano delle fasi abbastanza, diciamo, usuali, ecco, era facile perdere la palla in avanti, invece sì, per tutte e tre le partite dei test match è stata una cosa veramente esilarante vedere questa velocità. Sì, questo qui ovviamente l'aspetto della tecnica individuale è un qualcosa che abbiamo curato sicuramente maggiormente in questo raduno di novembre, ma che è comunque anche migliorata nei giocatori, nel lavoro che fanno le franchigie. Ah, Per ok. cui alcune tecniche individuali, alcune qualità già nelle franchigie si vedeva durante l'inizio del campionato del United Rugby Championship, insomma, che i ragazzi avevano anche migliorato nel lavoro che appunto facevano sia a Treviso che a Zebre. Ha ovviamente questo dato anche un po' più di tempo a noi e qualità a noi per poter, a maggior ragione, lavorare ancora di più, ancora meglio su questi aspetti. E poi in partita si è visto appunto questa
capacità dei ragazzi di essere efficaci nel momento in cui dovevano eseguire queste skills individuali, come può essere il passaggio, come può essere il portatore che va a contatto, l'urgenza del compagno che viene a pulire per assicurare il possesso, insomma, tutte queste cose qua cioè non è venuto, sono venute perché comunque c'è un lavoro che i ragazzi hanno migliorato già da settembre. Già in preparazione con le franchigie, e poi abbiamo continuato a novembre in nazionale. Beh, devo dire che hanno fatto veramente un lavoro egregio, perché c'è stato veramente un cambio di passo stupefacente. Sì, insomma, diciamo che noi abbiamo delle caratteristiche nei giocatori e dobbiamo essere bravi noi come staff a mettere le condizioni per poter farle venire fuori. E questa è la sfida che abbiamo noi come staff, perché sicuramente non abbiamo la grande fisicità dei sudafricani e non abbiamo allo stesso tempo le grandi qualità dei figiani, no? Che mi viene in mente nella gestione del pallone, però con le nostre caratteristiche di una squadra comunque giovane, una squadra che vuole affrontare le sfide e gli avversari a viso aperto e trovare il giusto equilibrio tra la fisicità e la capacità di muovere il pallone è quello che a novembre ci è venuto molto bene, ma che però sappiamo che nei prossimi mesi insomma dobbiamo continuare a lavorare perché poi sei nazioni è un ulteriore step in avanti. Sì. Senti, l'Australia, no? 28-27 a Firenze. Certo. Secondo te l'Australia, quando è entrata in campo, si aspettava, sicuramente hanno visto la partita precedente, ma secondo te si aspettavano questa aggressività e questa pressione da parte degli azzurri? Ma allora sì, nel senso che comunque avevano visto la partita con Samoa, generalmente soprattutto a questo livello nessuno dà nulla per scontato o comunque non è che ci sia superficialità. Per cui sono sicuro che si aspettavano questo ed è quello che hanno poi dopo avuto, no? Diciamo che sono stati bravi ragazzi a continuare a mantenerlo efficace per gli 80 minuti, che questa è un po' sempre la sfida di qualsiasi squadra che gioca a rugby, no? La capacità di essere consistenti per tutti gli 80 minuti, che sia l'Italia o la Nuova Zelanda o l'Australia, questo è un po' lo scopo con il quale appunto ci si allena e si lavora per arrivare pronti in settimana, alla fine settimana. Comunque io ho visto nei primi 20 minuti c'è stato un momento in cui loro erano annichiliti. Cioè, è stato drammatico vedere una squadra così importante, vedere il 9, a un certo punto ha chiamato il 10 e gli ha detto cosa facciamo? Insomma, Perché? vuol dire che abbiamo fatto bene il nostro lavoro e questo è la massima soddisfazione che i ragazzi possono aver portato a casa, perché poi sai, quando lavori in settimana e quando comunque credi in quello che fai e poi riesci a metterlo in campo e ti rendi conto che quello che stai facendo mette in difficoltà gli avversari, insomma, è la soddisfazione più grande. Per cui merito comunque ai ragazzi che dal punto di vista attitudinale, della volontà e della capacità appunto di voler lottare per gli 80 minuti sono riusciti insomma, anche a togliersi questa soddisfazione. Assolutamente sì. Senti, poi dopo siamo andati a Genova con gli Springboks e abbiamo perso 63-21, però direi che io ero a Genova, ho visto la partita, direi che due o tre mete potevamo evitarle, sono state meti un po' di ingenuità. Il primo tempo veramente giocato molto bene. Sì, questo era anche dopo la partita dell'Australia, al netto poi dei festeggiamenti, i ragazzi subito lunedì avevano ben chiaro quello che volevano trovare e quello che volevano ottenere da questa partita con Sudafrica, sapendo quelle che erano appunto le difficoltà. Insomma, abbiamo giocato contro il campione del mondo, Mondo, contro una squadra che fa della fisicità e della volontà di dominarti in tutti gli aspetti del gioco dove c'è la collisione, il proprio DNA lo fa sia con gli All Blacks, lo fa con l'Australia, lo fa con l'Inghilterra, con tutte le squadre del mondo. Ma questo però i ragazzi l'hanno preso molto come stimolo, cioè ok, andiamo a confrontarci, andiamo a vedere fino a quanto okay, possiamo arrivare e
possibilmente andare un po' oltre. E devo dire la verità che in termini di risultati, sì, probabilmente, anzi, è stato un risultato forse un po' troppo largo. Sono d'accordo con te, ci sono almeno due o tre mete che noi prendiamo che si possono evitare, ma che ci hanno insegnato che contro squadre di questa caratura, anche il più piccolo errore, che a volte lo si dice sempre, ma quando poi lo vedi sulla propria pelle, insomma, capisci, no? Che è proprio così. Ecco, due o tre metri si potevano essere evitate. Il 40-21, che poteva essere forse un risultato più giusto in termini di punteggio, non cambia comunque quello che è il giudizio della prova dei ragazzi, della prestazione, che per 50 minuti è stata Ottima, ottima. dei campioni del mondo. Loro erano emozionati prima di giocare? Cioè, l'hanno Beh, sentita ragazzi, molto la partita? sai, il rugby di per sé è emozione, il rugby di per sé è passione, per cui certo, ma è una squadra che è un gruppo di ragazzi che sta maturando e nella gestione delle emozioni e dell'attitudine comincia a maneggiarla in maniera molto positiva, perché a volte, sai, la tensione, il nervosismo ti brucia energie fisiche. Ti possono poi dopo fare crollare un po' le gambe. Invece, ragazzi, cominciano a maturare sempre di più nella gestione di questo. Sì, ho visto che comunque in campo anche sui raddoppi dei placcaggi così non avevano, cioè li ho visti quando sono entrati in campo si capiva che non avessero un timore reverenziale, ecco, No, dici, ecco, sono tutti i campioni del questo. mondo, no, 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 sono entrati belli sicuri. Certo. Insomma, questo è che vuol dire che sono consapevoli. Si sentono pronti e sono scesi in campo. Sai, ci sono due, diciamo, approcci che uno può avere. Il primo, quando tu affronti un qualsiasi problema o una partita di rugby, lo puoi affrontare dicendo che oggi devo fare il meno errori possibili, perché se faccio meno errori possibili, ok, questo mi permette di. Oppure c'è un altro approccio che ti porta sempre comunque a magari un risultato che è ok, entro in campo per vedere quanto forte sono, cioè quanto è la mia passione, quanto efficace riesco ad essere nel momento in cui vengo chiamato ad agire. Ecco, sono due approcci differenti che però ti portano nel momento in cui tu dimostri quanto le tue qualità riesci ad essere efficace, ovviamente arrivi a poter giocarti il risultato. Dall'altra parte, meno errori fai, più bravo sei, ti porta comunque. Però sono due approcci diversi, no? Certo. E diciamo che il secondo approccio, quello dell'entrare in campo e dire ok, ci siamo, ci crediamo, è stato quello che poi dopo ha trasmesso anche questa emozione a chi ha guardato la partita, nonostante appunto il punteggio. No, no, assolutamente. Tra parentesi, con questi risultati utili, cioè, l'approccio al Sei Nazioni sarà sicuramente molto più determinato, ecco, anche da parte loro, più esperienza, dei risultati positivi alle spalle, quindi affronteremo probabilmente per la prima volta il Sei Nazioni con una grande determinazione. Beh, quello sicuramente, perché insomma, ovviamente ancora prima dei risultati, per come sono arrivati, ha dato ai ragazzi ancora più confidenza che la strada che abbiamo intrapreso con loro è quella che più si addice a questo gruppo di ragazzi, parlo appunto dal punto di vista tecnico e del modo di giocare. Ma allo stesso tempo sappiamo che quello che abbiamo fatto ormai è passato, per cui quello non lo possiamo più controllare e sappiamo che il Sei Nazioni sarà, come è sempre stato, pieno di grande responsabilità, sia per quello che abbiamo fatto adesso di positivo, anche per quello che appunto rappresenta il Sei Nazioni, che è uno step sicuramente ancora È più grande rispetto ai test di novembre, e quello che è importante appunto che manteniamo bene i piedi saldi per terra, sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare e più rimaniamo collegati a noi stessi, più rimaniamo certo, i poco ragazzi file. esattamente, e più avremo opportunità di continuare a crescere e sorprendere magari qualcun altro. Ma senti, la stampa estera
ho visto, ho letto degli articoli, no, dove nessuno si aspettava, diciamo, questa entrata così prepotente dell'Italia in un campo internazionale. È stata sicuramente una cosa molto piacevole, però sono rimasti veramente molto. Nessuno si aspettava, diciamo, questa cosa. Sai, alle volte no, allora, per tanti anni hanno aspettato l'Italia. Poi è chiaro. E per cui posso, cioè, capisco che nel momento in cui magari in queste partite di novembre vedi un'Italia maturata, vedi un'Italia che è comunque ha fatto passi avanti in alcuni aspetti, rimani piacevolmente sorpreso. E questo è il nostro obiettivo e questo sarà il nostro mantra da qui ai prossimi anni, cioè quello di continuare a migliorare sotto questo aspetto. Il Però gruppo è molto ovviamente. giovane perché l'età media sono 22 anni, quindi diciamo che di margine di crescita ce ne sono Esattamente, parecchi. ma se dovremmo essere bravi appunto a mantenere questo, anche perché poi insomma penso sia anche forse uno degli aspetti che magari più preoccupa o più preoccupa, o più magari può dire cavolo, questi qua comunque sono un gruppo molto giovane, per i prossimi 4-5 anni sarà un gruppo, si continua su questo percorso abbastanza rognoso da affrontare, per cui ecco, questo è il nostro obiettivo. Beh, sai, c'è da dire anche una cosa, che più loro giocano assieme, più chiaramente si affiaccia affiatamento maggiore. Come si diceva una volta, giocano memoria. Questo no, perché nel rugby è molto differente rispetto al calcio, però diciamo che un forte affiatamento, un rodaggio alle spalle con delle vittorie, diciamo che contribuisce molto a rendere solido un gruppo. Sai, sicuramente sì, ma questo poi è un gruppo che già si conosce a livello di Under 20, perché insomma tanti giocavano insieme in Under 20, hanno vinto in Under 20, hanno mantenuto questa fame e la continueranno a mantenere anche quando giocano, per questo è molto importante, la stessa fame e la stessa determinazione. Siamo fortunati perché comunque la mantengono anche all'interno delle loro franchigie, dove spendono maggiore nell'arco della stagione, e questo non può fare altro che bene sia a loro, sia alle franchigie, sia poi dopo noi in nazionale quando ci ritroviamo per i vari test di novembre o Sei Nazioni o Tour Estivo. Senti, il tuo reparto, la mischia, parliamo un po' di tecnica perché tutti si domandano che cosa fai tu, che cosa fai tu per allenarli, com'è la giornata tipo, diciamo, dell'allenamento della mischia? Guarda, questo per esempio è un aspetto sul quale ho dovuto migliorare, lavorare tanto e tuttora bisogna sempre trovare i giusti adattamenti. Dico questo perché io vengo ovviamente dal lavoro prima del club, poi della formazione con la Nazionale del 20, poi Zebra. l'Accademia Nazionale, e poi dopo ho fatto la stagione, il mio primo anno alle Zebre. Ed è un lavoro quotidiano, è un lavoro dove tutti i giorni tu lavori con i ragazzi e il tempo che tu hai a disposizione, insomma, è comunque un tempo che ti permette di poter sviluppare e di fare certi tipi di lavori tecnici o tattici. Una volta arrivato in nazionale, questo tempo è assolutamente dimezzato, del più del 70%. Per cui mentre durante una settimana tipo tu hai i tuoi minuti di lavoro, un tot di minuti anche di lavoro al video, insomma riunioni così, in nazionale è tutto più concentrato. Tu considera che fisicamente, anche perché vengono anche tarati i carichi di lavoro sia in palestra sia in campo, fisicamente per preparare un test match sulle rimesse laterali abbiamo circa 40 minuti di lavoro tecnico sul campo e più o meno, io parlo sia di attacco sia di difesa, più o meno altri 40 minuti di lavoro specifico di analisi strategica al video, per cui tu devi preparare un test match con 40 minuti di lavoro. Proprio pochissimo. E per la mischia ha più o meno una ventina di minuti di lavoro fisico, tecnico, e poi dopo c'è la riunione che io faccio spesso con i ragazzi di prima linea per andare a vedere quelle che possono essere le caratteristiche di una mischia in generale, della mischia che andremo a giocare contro, e poi quelle individuali del pilone destro, del pilone sinistro, di come lavorano gli avversari, di che tipo di pressione potremmo andare a trovare. Ed è un lavoro che insomma è una riunione che di solito si fa sempre almeno una volta a settimana.
E anche lì, insomma, si parla di comunque una riunione di un quarto d'ora, 20 minuti. Per cui. Senti, ci fai un esempio pratico della serie? Non lo so, quando avete incontrato E per scegli tu. esempio, abbiamo visto, per esempio, sull'Australia, ho visto che l'Australia generalmente, nel momento in cui aveva un'ottima velocità d'ingaggio e nel momento in cui poi c'era, diciamo, la spinta o dopo l'introduzione, o la propria introduzione o l'introduzione degli avversari, tendevano a cambiare gli angoli di spinta e avevano sempre il pilone sinistro che incrociava sul pilone destro per poter mettere tutta pressione verso alla toa a destra. Per cui abbiamo lavorato sia nella preparazione col tallonatore e con il pilone destro nel non dare l'opportunità a sinistro di, una volta introdotto il pallone, di entrare con un angolo, e sia il lavoro della legatura del pilone destro, in questo caso era di Simone Ferrari, doveva essere fatto in modo da non permettere al sinistro di entrare con la testa sotto per poter poi mettere pressione. Per cui ecco, questi sono quegli accorgimenti tecnici che dal punto di vista individuale e di reparto come prima linea andiamo a sviscerare. Poi in campo, quando abbiamo la nostra sessione, che sono circa una ventina di minuti, dove la prima parte è un po' di riscaldamento, la seconda parte è appunto è volta a lavorare sia la preparazione della mischia fino al bind, e poi dopo c'è l'ultima parte dove lavoriamo un po' sull'introduzione, lì sono al 100%, sono tre o quattro ingaggi dove diciamo, la mischia che in questo caso è in contrapposizione cerca di fare il lavoro di quello che in quel caso lì poteva essere l'Australia. Lì andiamo a vedere in tre o quattro ingaggi, quello che sono insomma, le contromisure. Ecco, questo è per quanto riguarda la mischia chiusa. Per quanto riguarda le rimesse laterali è simile. I ragazzi abbiamo a disposizione un server dove loro si vedono tutte le clip tagliate di quello che può essere le tucce in attacco, le tucce in difesa della squadra che andremo a giocare contro. Poi ci sono un paio, due o tre leader per quanto riguarda le rimesse laterali in attacco, con i quali mi confronto a livello appunto di riunione, diciamo, più ridotta, per andare a vedere quali sono le strategie migliori, i setup migliori, e poi dopo i ragazzi la presentano a tutto il pacchetto degli avanti, sia per quanto riguarda le rimesse laterali in attacco, sia per quanto riguarda le rimesse laterali in difesa. Per cui ecco, dove nelle rimesse laterali in difesa invece sono altri due o tre giocatori che fanno lo studio. Questo è un qualcosa che mi piace perché aiuta anche a sviluppare un po' più di capacità comunicativa anche in altri giocatori, e allo stesso tempo ampli un po' quello che è la leadership e non sovraccarichi solo magari uno o due persone perché hanno Certo. queste capacità. Ecco, per cui questa è un po' l'organizzazione che abbiamo in settimana, e lunedì è sempre un giorno di recupero, dove già cominciamo a lavorare dal punto di vista strategico, cioè fuori dal campo, sugli nostri avversari, e già lunedì sera io ho una riunione con quei due o tre giocatori per mettere giù, diciamo, quello che è le opzioni da poter usare. Il martedì, appunto, poi c'è la parte pratica, per cui andiamo a lavorare sul campo, sulle rimesse laterali in attacco, sulle opzioni, sui drive, così. Ed è un lavoro che appunto si aggira sui 20-25 minuti. Poi dopo il mercoledì abbiamo invece il lavoro sulle mischie e sulle tucce in difesa, e poi la settimana è finita, per cui tu capisci che Certo. la capacità di essere efficace, la capacità di ottimizzare il più possibile il tempo che hai a disposizione è stata la sfida più grande, ed è tuttora la sfida più grande che come allenatore mi sono trovato ad affrontare, perché io invece vengo un lavoro che è molto più quotidiano, è più diluito, è più tempo, hai una partita, poi dopo puoi usare la partita dopo. Noi abbiamo tre partite, poi no, non rivediamo più i ragazzi. Ecco, insomma, queste sono, ed è una bella sfida, per cui insomma ti fa sempre uscire dalla tua zona di comfort, e quando esci dalla tua zona di comfort vuol dire che devi far azionare tutti quei meccanismi che ti portano poi dopo a migliorare. Quindi, cioè, chiaramente rispetto al club sono dei tempi molto più ristretti, molto più intensi. Cioè, tutti voi dedicate moltissimo lavoro
anche allo studio proprio. Assolutamente, assolutamente. È Poi più mi capita. quello, direi, del campo. Beh, cioè, diciamo che senza quello Basta. sarebbe impossibile. Sarebbe impossibile che il lavoro del campo, che il lavoro sul campo poi dia i suoi frutti. Per cui è fondamentale. E poi dopo a me capita ogni tanto anche ha finito il pranzo, magari prima che vado nelle stanze, magari mi chiamo un giocatore e in quel momento lì dai, no? Ti confronti un attimo, perché ogni momento è, pur rispettando quelli che sono ovviamente i tempi di recupero tutto, però ogni Certo. momento può essere importante, capito? Eh beh sì, lì il tempo è oro, quindi devi ottimizzarlo al massimo. Ma senti, nella giornata, la giornata a che ora inizia? Allora, generalmente la giornata inizia. Allora, per i ragazzi loro hanno colazione fino alle 8, per cui la sveglia quando vogliono loro, però fino alle 8 hanno colazione, poi alle 9, no, scusi, 8 e mezza, per esempio, la settimana del 3 novembre, noi 8 e mezza avevamo la riunione di staff, e poi dopo a un quarto alle 9 c'era la riunione con i giocatori, con la squadra, per illustrare quello che era il lavoro della giornata. Poi si andava appunto sul campo e si andavano a dividere i reparti. Quando i tre quarti lavoravano in palestra, gli avanti lavoravano sia sull'analisi video sia su quel lavoro di organizzazione. Poi dopo, che generalmente prendeva la mattinata, poi dopo c'era il pranzo e il pomeriggio si faceva il collettivo. Questo è un po'. Il collettivo inizia sempre, il pranzo è alle 12:30, poi finito il pranzo circa un'oretta e mezza di relax e recupero, poi 2:30 si ricominciava con una piccola riunione per esporre il lavoro del pomeriggio, e poi si andava in campo. Il lavoro non supera mai, il lavoro tecnico, il lavoro di collettivo non supera mai, compreso il riscaldamento, i 70 minuti, per cui è Ah, ho 1:10, non di più. capito. Dopodiché questo è finito, poi ci sono magari giocatori che si fermano 10 minuti per fare un po' di lavoro di tecnica individuale o magari qualche skills che necessitano con noi presenti, che necessitano di sviluppare di più. Questo Certo, poi tutti in sono i discoteca dopo la cena. giocatori. Beh, dopo la cena tutti in discoteca se vincono. Se no, no. Se no, no. Giustamente. Io mi sono fatto una domanda, no? Cioè, proprio parlando della mischia. Negli ultimi 5 anni il rugby è cambiato in maniera significativa. Oggi, la domanda è questa: oggi è il peso della mischia contro la tecnica quanto vale? Cioè, una mischia magari meno pesante e meno potente, proprio di peso, se è tecnicamente più formata e più forte, riesce a mettere, diciamo, in difficoltà l'avversario o, diciamo, sono delle situazioni che fanno fatica a pareggiarsi? No, allora, se parliamo dell'altissimo livello, ovviamente tu considera che tu giochi contro mischie che sono altrettanto tecniche, altrettanto Certo. di qualità, in più hanno anche molto più peso. Per cui diciamo Ecco, allora che, svelaci la contromisura in quel caso. sai, lì la contromisura, noi sicuramente non abbiamo in questo momento un pacchetto di mischia che in termini di peso sia equivalente a quello del Sudafrica o quello della Francia. Per cui lavoriamo molto dal punto di vista tecnico. Le nuove regole hanno aiutato ad avere più stabilità, perché mentre con le vecchie regole, quelle del freno a mano, no? Del detonatore, già al bind c'era la capacità della mischia più pesante di mettere tanta pressione, e poi al set questa pressione riusciva poi dopo a essere trasmessa sul pacchetto magari meno prestante fisicamente, e quel vantaggio, il 99% delle volte, la mischia più pesante riusciva poi dopo a comunque mantenerlo, sia una volta fatto il tallonaggio, per eventualmente giocare per il calcio di punizione. Oggi con la nuova regola c'è meno capacità, o c'è meno possibilità da parte de de delle mischie, anche quelle più pesanti, di scaricare molto il peso. Per cui questo ha migliorato ed ha aumentato molto di più la stabilità al Ah, bind. ok. E al set stiamo lavorando, ci manca ancora qualcosina sulla capacità nella velocità di ingaggio. Più Ah. tu riesci ad essere veloce nell'ingaggio e basso,
E più questo ti permette di, anche se giochi contro la mischia sicuramente più pesante, ti permette di poter gestire i tuoi palloni con più serenità. Però noi dobbiamo, noi, però ovviamente questa è la sfida più grande, cioè noi siamo un pacchetto che è migliorato molto nella capacità di essere stabile, nella capacità di avere dei palloni veloci su nostra introduzione, anche perché è collegato un po' alla filosofia di Kieran, che lui vuole dei palloni, vuole giocare i palloni da mischia chiusa, non vuole che perdiamo troppo tempo nel cercare magari di prendere calci di punizione, dove lì interviene sempre l'arbitro, e quando interviene l'arbitro ci sono sempre delle zone grigie. Però è ovvio che i ragazzi hanno sempre la licenza di decisione. Se hanno la percezione che possono giocare una mischia per giocare per il calcio di punizione, hanno licenza di poterla scegliere. Però diciamo che la filosofia di Kieran è quella di avere dei palloni veloci da mischia chiusa per poter poi dopo giocare e attaccare gli spazi. Abbiamo dei tre quarti che hanno comunque un ottimo X-factor. E il fatto appunto di questa nuova regola ci ha permesso, anche se magari non abbiamo il pacchetto più pesante, di poter lavorare tecnicamente per essere più veloci nell'ingaggio e, essendo molto molto bassi, insomma, riusciamo a gestire anche la pressione degli avversari in maniera più efficace rispetto al passato. Lì è una questione proprio di centesimi e di secondo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Perché sbagliare un Oppure, attimo ti prendi un fallo e è finita la festa. sbagliare un attimo, se gli avversari sono più veloci di te, già vuol dire che hanno guadagnato quel centimetro, che quel centimetro poi si trasforma in pressione, e quella pressione poi dopo ti può mettere in difficoltà. Però io anche con Sudafrica non ho mai visto che ci abbiano arato, eh. Beh, no, allora dobbiamo essere sinceri, eh. Allora, nel secondo tempo abbiamo fatto molte più fatiche, Sì. Era perché avevano, a parte il fatto che avevano cambiato sia entrato anche Ezebet, Grazie, è entrato Marx. Nel primo tempo siamo stati, ma noi, per esempio, sui nostri palloni, che lavoriamo molto su un tallonaggio veloce, abbiamo vinto il 100%. Invece sull'introduzione avversaria, lì in Sudafrica sappiamo e sapevamo che avrebbe giocato per il vantaggio, o comunque per cercare di vincere, di avere prima un vantaggio e poi eventualmente una punizione, e lì abbiamo fatto un po' più fatica, ma lo sapevamo, per cui quando uno è consapevole sa Certo. dove può, dove deve lavorare e dove dobbiamo migliorare. Ma no, con Sudafrica abbiamo fatto un po' più fatica, soprattutto nella seconda parte della partita. Però ci sta, cioè abbiamo giocato contro forse la mischia che mette in difficoltà qualsiasi pacchetto al mondo. Quindi sarebbe no, poco ingeneroso non riconoscere No, questo cioè, risultato. chiaro. Senti, quante volte l'hai viste tu studiando nei tuoi, diciamo, nel tuo lavoro, quante volte hai guardato come lavorava la mischia del Sudafrica, ma anche tutte Eh le beh, certo, ma anche al di fuori di quelli che possono essere i tesi novembre, anche perché ci possono essere Sì. sempre degli spunti, delle opportunità per poter magari imparare qualcosa. Tra l'altro, poi alla fine del partito ho parlato anche quando abbiamo fatto, insomma, il terzo tempo, ho avuto l'opportunità di conoscere anche l'allenatore della mischia loro, tra l'altro una persona molto molto in gamba, una persona. Abbiamo parlato 40 minuti di mischie chiuse, per Wow, cui che bello. è stato un bel confronto. Abbiamo anche scambiato i contatti, per cui sicuramente andremo comunque a incontrarci via web, perché comunque c'è sempre da imparare. La cosa bella è che in qualsiasi livello la condivisione è stato un qualcosa che ho sempre riscontrato, sia quando allenavo Viadana, o quando allenavo Petrarca, anche quando nei miei periodi di lavoro con la federazione, ho sempre avuto l'opportunità di conoscere altri allenatori, e c'è sempre stata questa capacità di condividere, che è una bella cosa. Per cui quando riesci a trasmettere o ti trasmettono no, delle nozioni, sono importanti, perché ti danno degli spunti. Poi dopo devi essere capace di adattarli, di vedere quello che può fare utile. Però è stato molto formativo anche per me, Immagino, e non solo per i ragazzi in campo. ma ascolta, la tua giornata adesso, tu chiaramente sei tornato a casa, diciamo Sì. che il momento topico del coso è finito, e qui Sì. adesso tu che cosa fai?
Cioè, tu non li vedi più fino a sei nazioni. Adesso io non, noi non le vediamo più fino a 6 nazioni dal punto di vista pratico, Sì, però c'è un certo. continuo, io almeno una volta a settimana sono a Parma, adesso non questa settimana qua che ho preso 4-5 giorni perché dobbiamo fare, sto preparando tutta la relazione dei tesi novembre perché poi ci dovremmo trovare in una riunione tra di noi per appunto andare a confrontarci su quello che è andato bene, su quello che si può migliorare perché è importante. Poi dopo, dalla settimana prossima, c'è sicuramente almeno una volta a settimana vado alle Zebre, vado a vedere gli allenamenti, mi confronto, chiedo agli allenatori, parlo con i ragazzi quando ci sono le opportunità, lo stesso lo faccio a Treviso, anche se un po' più lontano, magari invece di andarci una volta alla settimana ci vado una volta ogni 2 settimane, però siamo sempre in contatto con lo staff della franchigia di Treviso, quando ci sono delle comunicazioni passano attraverso Kiran le gira a noi, insomma il nostro lavoro ovviamente da qua fino a febbraio è più di monitoraggio e di mantenere i collegamenti con i ragazzi, di essere aggiornati con gli staff, è più un lavoro meno pratico sul campo ma più no, di collaborazione con tutti gli elementi che fanno parte appunto delle franchigie. Ma ascolta, ci sono delle, adesso passami il termine, non riesco a spiegare, non so se Certo. riesco a veicolare bene la domanda. Ci sono delle intese o diciamo, dei momenti di scambio, nel senso dove tu chiedi se quel giocatore, il tallonatore, sia alle Zebre che a Benetton, fa un lavoro che è più simile a quello che tu gli chiedi in nazionale? Ma no, ma guarda, c'è, perché assolutamente Ok. c'è un confronto, ma la cosa importante, sia per quanto mi riguarda come allenatore di Amante Nazionale, ma sia anche per quanto riguarda Emiliano alle Zebre e Fabio a Treviso, è che non c'è una cosa che è più giusta dell'altra. Per Ok. cui ci sono delle situazioni che a livello anche individuale vanno bene sia come la fanno a Treviso o a Zebre, sia magari un qualche allenamento come la faccio io in nazionale o viceversa. La cosa più importante è che noi mettiamo sempre al centro che è il ragazzo, il giocatore. Per cui quando poi ci si confronta o ci si chiede, perché è normale che succede così, bisogna sempre trovare gli adattamenti giusti che diano l'opportunità al giocatore di rimanere sereno e confidente nel lavoro che fa. Certo. Quando è con le franchigie, o quando è in nazionale, però c'è sempre stata massima collaborazione. Anzi. Ok, attualmente Cioè, ti faccio un sicuramente excursus, per sì, esempio. vai. Io su una mischia chiusa, quando lavoravo alle Zebre, lavoravo con la posizione delle seconde linee in maniera diversa da come la lavoro adesso. Però, siccome a Treviso e alle Zebre la lavorano entrambi con la stessa posizione, cioè entrambi con le ginocchia giù, okay, ho preferito mantenere questo tipo di organizzazione anche in nazionale maggiore, nonostante io lavorassi in maniera diversa. Questo perché? Perché col tempo che ho a disposizione, che è poco, creerebbe più, secondo Sì. me, difficoltà che benefici. Per cui i ragazzi, invece che lavorano quotidianamente nelle loro franchigie in modo comunque efficace, perché sia e comunque positivo, perché sia Treviso sia Zebre, dal punto di vista della mischia chiusa, stanno facendo un ottimo lavoro, e allora mi sono io adattato a questa situazione Certo. perché è importante appunto che sia il ragazzo, il giocatore, che poi dopo non riesca a mettersi in una situazione di Sì, sarebbe problemi. stato, penso, controproducente con il tempo che hai a disposizione farli giocare in un'altra maniera. Esattamente, comunque magari cambiargli dei riferimenti che poi dopo, non ritrovandoseli giornalmente durante la franchigia, potrebbero anche di no, però insomma, questo per farti capire quanto, no, è Certo. importante la capacità poi dopo di adattare le cose che sono più efficaci poi per il giocatore. Di necessità virtù. Per E beh, abbiamo bisogno, è importante, è importante. forza, per forza. Attualmente tu avrai visto tutte anche le altre partite di Francia, Nuova Zelanda, insomma, tutti quelli che hanno giocato, no? Secondo te, oggi, cioè alla fine dei test match,
Qual è la mischia che tu hai visto, diciamo, più interessante? La miglior mischia? La miglior mischia è quella sicuramente dei campioni del mondo. Ah, Ecco, ok. questo assolutamente. Ho visto una bella battaglia tra Inghilterra e Nuova Zelanda, mischia chiusa. Interessante. Però insomma, parliamo di mischie alla Francia, parliamo di mischie che sono cioè, veramente di altissimo livello. Che Però cos'hanno loro in più? Peso tra gli campi. hanno, insomma, sicuramente hanno una struttura fisica importante, perché seconda linea da 2 metri per 125-130 kg, per cui a livello appunto di struttura fisica sono mischie no, che hanno il loro, tra virgolette, concedimi il termine, hanno il loro peso, per cui Eh sì. però quando li vedi lavorare tecnicamente con certi angoli, con certe altezze dal terreno di gioco, vedi che al netto che sì, hanno questa fisicità, ma lavorano anche in maniera molto 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 tecnica e molto molto precisa, per cui insomma cioè, è interessante, è bello vederlo all'interno di Certo. quello che dicevo, anche Nuova Zelanda e Inghilterra è stata interessante anche per questo, per vedere appunto alcune cose che poi dopo cercheremo di capire in termini di posizione come poter magari fare qualche adattamento anche noi. Sai che ieri ero con un amico che ha guardato la partita di Genova, penso per la prima volta abbia visto una partita di rugby. E a un certo punto, ieri sera mi ha detto: ma senti, dice, ma sono così alti? Mi ha chiesto un po', dice, ma quanto sono alti? Quanto pesano? E mi ha detto: ma scusa, ma uno così alto e così pesante non fa fatica a piegarsi? E effettivamente l'osservazione è tutt'altro che pellegrina, perché tu dici, quando sei in mischia, a questo punto uno dice, va bene, ok, mischia molto una seconda linea, come dicevi tu, di 2 metri, effettivamente ha una fisicità diversa da quello di un 80, un 85. Quindi Certo. è un fattore che può contare quello contro. No, assolutamente No. no. Sono atleti di primissimo livello, per cui è come i giocatori di basket, se li vedi, sono 2,10 m, hanno delle movenze che sembrano dei Sì. gatti tangenziali. Per cui voglio dire, poi dopo è tutta la struttura che no, da quando comincia a lavorare da giovane Certo. età che poi gli permette a questi livelli di non avere assolutamente Un nessun. fuscello. Insomma, Un fuscello. Tofi Fenua non è un fuscello, però No. ha. Però Però diciamo che si insomma, muove leggero come una piuma. esattamente, però insomma, sono caratteristiche che è meglio averle che non averle. Ok. Senti, Andrea, io ti lascio andare perché ho finito con le domande, tra virgolette, perché ce ne avrei ancora un milione. Però capisco che il tempo si attiranno, come si suol dire. Io ti ringrazio e ci vediamo. Noi ci vedremo a Parma. Certo. Se vieni a vedere qualche partita, io ci No, sono beh, per sempre. forza, cioè, fa parte poi, cioè, questo Del tuo monitoraggio lavoro. viene la settimana, ma viene anche durante il weekend, noi siamo sempre a vedere le partite delle franchigie, Tra sempre. parentesi, il 3 Il 3, dicembre. sì, e poi dopo c'è quella di Tolone anche in Sì. Coppa Europa. Verrà Paris? A questo non lo so, spero di sì, così lo vediamo. Speravo che me lo dicessi tu. Ma io queste cose qua a Tolone non lo so, quello che decidono a Tolone. Però immagino di sì, penso, spero, insomma, perché insomma, Sarebbe vederlo giocare anche per tutti i tifosi qua in Italia è una bella cosa, no? E anche per noi. e anche per noi. Quanto conta? Poi ti lascio andare davvero. Quanto Beh, conta il tifo? il tifo è tanto perché comunque quando senti, no, questa atmosfera vuol dire che stai trasmettendo qualcosa al pubblico e il pubblico ti trasmette a te ed è questa condivisione, questo scambio, no, di emozioni è un qualcosa che ai ragazzi, a me, sono in tribuna, fa un effetto molto positivo. Immagino ai ragazzi che stanno in quel momento lì facendo fatica per cui ecco, è importante questo. Sono contento che attraverso quello che stanno facendo i ragazzi in campo riescano a emozionare i tifosi e le persone che guardano le partite. Beh, Questo credo che questi test match abbiano, mi auguro, che influiscano molto su quello che è il movimento proprio italiano del rugby e, come ho già detto più volte, portati i ragazzi allo stadio.
Ma noi, portatevi. l'obiettivo da sempre della nazionale è quello di, attraverso i risultati e attraverso come li ottiene, di essere da traino per tutto il movimento. Questo è una, porta anche a tante responsabilità e queste responsabilità e trovare il piacere di avere queste responsabilità è la chiave di lettura. Per cui, ripeto, abbiamo fatto bene a novembre, ma sappiamo che ci aspettano sfide ancora più difficili. I ragazzi vogliono emozionare ancora quando comincerà la prima partita delle Sei Nazioni. Se saremo bravi, lo dirà il campo. Certo, va bene, con questa battuta ci salutiamo e ci vediamo a Parma, ok? Ok, Grazie mille, buon rugby a tutti. ciao a tutti.